3, 2, 1, contatto. Buonasera e benvenuti al Magic Flute Show. Questo evento verrà trasmesso in differita sul canale 154 del digitale terrestre da Sharing TV. Abbiamo avuto qualche inconveniente. Come sapete tutti, Allspace sta facendo una serie di aggiornamenti e questo ci crea dei problemi e dei ritardi. Vado ad annunciare l'ospite graditissimo di questa sera, Massimiliano De Gabriele. Se vuoi raggiungermi qui sul palco. Eccolo qui, ciao Massimiliano. Se Dio Ciao vuole Mike, ce l'abbiamo buonasera. Sì. fatta. Buonasera, buonasera, benvenuto. Grazie. Allora, come vedi, è arrivato il tuo momento, si sapeva che prima o poi ti ci avrei invitato. Adesso invitiamo qui sullo stage anche la nostra Bruna Atena Picchi che terrà sotto controllo la diretta streaming su Facebook Ciao. e su Twitch. Ciao Atena, benvenuta anche a te. Grazie. Grazie per la collaborazione. Siamo in ritardissimo. Massimiliano, guarda che Eccomi. pubblico che è venuto qui ad assistere alla tua relazione. Bene, grazie per la Ti pazienza. invito a prendere posizione dove c'è il leggio, così incominciamo. Eccomi. Parto con la prima slide. Eccoci qua. Bene. Beh, insomma, buonasera a tutti, benvenuti, vista la pazienza, no? Abbiamo dovuto attendere un po'. D'altronde, inconvenienti tecnici ci sono sempre. Questo, come si dice, è il bello della diretta. Comincio col presentarmi. Io mi chiamo Massimiliano, l'ho scritto bello grande. Rispetto al cognome, perché questa è la storia della mia vita, tutti si confondono e mi chiamano Gabriele, sin da quando ero bambino. Tant'è che papà voleva chiamarmi Gabriele De Gabriele, poi alla fine ha vinto la mamma e hanno scelto questo nome così lungo. Un po' di tempo, diciamo così, da qualche decennio, purtroppo, mi occupo di telecomunicazioni, in particolare, diciamo, gestisco un internet service provider che ho rilevato agli inizi degli anni 2000. Ho fatto tutta quella che è un po' la trafila, no? Sono passati dalle telecomunicazioni degli albori che avvenivano nella fine degli anni 90 per poi approdare alla gestione in proprio, mettiamola così, di un operatore piccolo, seppur piccolo a tutti gli effetti. Quindi, di cosa parliamo questa sera, Francesco? Vediamo la seconda slide. Andiamo. Parliamo di internet, di connessioni a internet. Siamo qui per questo. Tutti quanti noi utilizziamo una connessione. La rete è ormai parte della nostra quotidianità, sia che se lavoriamo da casa, sia se lavoriamo ovviamente dai nostri uffici. In questo periodo così complesso che stiamo vivendo tutti un po' nel mondo, se non ci fosse stato internet sarebbe stato un grosso problema. Però, come dire, internet è sempre visto come un accessorio a cui non tutti diamo dovuta importanza. Dimentichiamo che quel computer, quel modem, quel carretto che abbiamo a casa, che abbiamo in azienda. Esistono delle persone, esistono delle competenze, esistono investimenti di milioni e milioni di euro. Per questo, la terza slide, Francesco, metto al primo posto un argomento che è caro a tutti. È il prezzo. Quanto deve costare internet? E cosa definisce, quanto definisce, come viene definito il prezzo all'interno di una connessione? L'immaginario comune, quello che dicevo un po' prima, accennando, è che il prezzo deve essere il più basso possibile. Eppure, nonostante
lo vediamo sotto gli occhi di tutti, che nonostante le tecnologie cambiano, nonostante siamo passati nel giro di pochi anni da una tecnologia vecchia come può essere la DSL, siamo passati poi a una connessione vista e infine siamo passati alla fibra, a tutti gli effetti, in molte case degli italiani e in molti uffici. Beh, nonostante questo, il prezzo è rimasto più o meno equivalente. Bene, okay. Allora dicevo, il prezzo. Perché il prezzo? Perché tutti siamo convinti del fatto che il prezzo sia l'aspetto fondamentale all'interno di una connessione internet. Ma che cos'è che definisce il prezzo? La velocità di banda internet? No, io vi dico di no, e il motivo è quello che vi ho spiegato un po' prima. Cioè, nonostante le tecnologie siano aumentate, nonostante le tecnologie siano state modificate in funzione di miglior qualità, il prezzo è rimasto uguale. Quello che cambia in realtà all'interno del panorama prezzo sono altri parametri, quelli che vi ho messi di seguito e che andremo ad analizzare un po' assieme. Il primo concetto fondamentale da comprendere quando acquistate una connessione è la banda minima garantita. Ognuno di noi ha sicuramente visto all'interno di offerte pubblicitarie che vediamo in televisione, in radio, sui giornali e anche su internet ovviamente, è che la connettività viene espressa con quella parolina fino a 100 mega, fino a 200 mega, fino a 1 giga. Fino a vuol dire che ovviamente quella è una banda teorica, di picco. La banda minima garantita invece è un elemento che viene fornito alle connessioni più professionali, al di sotto del quale non ci si va. E questo elemento non lo troverete mai, nessuna pubblicità. Lo troverete probabilmente all'interno dei contratti e all'interno dei contratti business prevalentemente, perché le aziende o i professionisti che hanno la voglia e la necessità di avere una connessione che funziona sempre sono molto attenti a questo parametro, che per loro è fondamentale. Un altro parametro che definisce il prezzo è scegliere un circuito condiviso o dedicato. Cosa vuol dire? Vuol dire che i circuiti, questo lo vedremo meglio nelle slide successive, ma intanto andiamo avanti qui. I circuiti, esistono dei circuiti, quindi delle linee, immaginiamo alla fibra, per fare un esempio molto semplice, che sono condivisi con un quartiere intero, con un ambiente intero di individui, di aziende, di case, di abitazioni che sono collegate, oppure ci sono dei circuiti che sono esclusivamente dedicati alla singola azienda, al singolo individuo. Ovviamente capirete da soli che un circuito condiviso è decisamente meno caro rispetto a quello dedicato. Un altro aspetto importante che definisce ovviamente il prezzo è la simmetria. E nelle nostre, pubblicità che vediamo in giro, veniamo sempre a conoscenza della velocità di download, vero? Sicuramente. Fino a 1000, quel fino a 100, viene definita la velocità di download della connessione internet. Ma in realtà esistono anche le velocità di upload. Le aziende o i professionisti che hanno la necessità di lavorare con un server interno o esterno hanno bisogno di quella banda lì. La simmetria consiste nell'avere una equivalente connessione di download coincidente con una connessione di upload. Questo è un altro elemento che definisce il prezzo e che differenzia una connessione, diciamo, di tipo professionale da quella di natura abitativa. Lo SLA è un acronimo, vuol dire Service Level Agreement.
sostanzialmente è un accordo, è un contratto che andiamo a definire con il nostro provider per individuare quali sono i tempi, i modi con i quali il provider interviene nel momento in cui c'è un guasto. Questo intervento in quanto tempo arriva? In 4 ore? In 8? In 12? In 24? In 48? È chiaro che se c'è uno SLA che impone il provider di intervenire rapidamente nel giro di poche ore, è chiaro che questo interferisce molto con il prezzo. Facile intuirlo. Back office. Tutti quanti noi ci siamo imbattuti sicuramente con un call center per segnalare un nostro disagio, una nostra esigenza. Bene, quello non è un servizio considerato professionale, quello è un servizio di primo livello e ovviamente all'interno del panorama business e professionale avere un back office, cioè quindi avere un'azienda che risponde e che dà informazioni tecniche quando sono necessarie, beh, quello senza dubbio contribuisce a far aumentare il nostro prezzo. E infine le personalizzazioni. E ci sono aziende che necessitano ovviamente di avere un apparato personalizzato in base a quelle che sono le esigenze interne delle aziende e del professionista. Bene. Quindi, come vedete, il prezzo non viene unicamente definito dalla velocità, anzi, l'aspetto meno significativo, se vogliamo, ma viene definito da tutta una serie di informazioni che sono quelle che vi ho elencato sotto la velocità di banda e che evidentemente molto spesso non vengono quasi mai, direi mai, indicate nelle connessioni di uso domestico o comunque non vengono mai pubblicizzate. Francesco, andiamo avanti. Bene, in che modo ci colleghiamo a internet? Beh, il vecchio rame. L'abbiamo avuto per quasi 20 anni. Nelle nostre case, moltissimi uffici, avevamo ADSL. Non dico ai miei tempi, mettiamola così, non sono così vecchio, però insomma... io sono nato lavorativamente parlando con internet nel 94. Nel 94 noi avevamo il classico garage dove all'interno c'erano qualche centinaia di modem a 12K e che in dial-up venivano collegati una serie di clienti in giro per l'Italia e pagavano la connessione internet non flat, come quella che facciamo tutti oggi, ma a consumo. Il socio fondatore della società, questo è un piccolo aneddoto che può essere divertente, conserva ancora una copia del Corriere della Sera, quando durante un'intervista telefonica, il giornalista di Milano, quindi a tiratura nazionale, chiedeva come doveva scrivere il dominio call.it, che tra l'altro è uno dei più vecchi domini.it registrati, e al tizio, il giornalista che era dall'altro lato, non capiva, no? A un certo punto dice: guarda, fammi lo spelling. E allora il www lui non lo capiva e Mike, il socio fondatore, disse: beh, Washington, .fall.it. Il giorno dopo sul Corriere della Sera fu scritto per esteso Washington.fall.it. Questo per farvi capire cosa è cambiato in così poco tempo, no? Noi magari, io prima parlavo con qualcuno di voi che era che è nato 20 anni fa. 20 anni fa lui è nato con internet. Ma negli anni 90 tutto questo, ragazzi, non c'era, lo posso assicurare. Quindi dicevo, ci colleghiamo con il vecchio rame, la vecchia ADSL, che ancora esiste, vi dico, intorno al 40% del territorio nazionale. Il 40% delle connessioni avviene ancora con una vecchia ADSL. Più di recente, circa 5 anni fa, ha preso il volo la tecnologia VDSL,
o se preferite FTTCAB, fibra to the cabinet, quindi quella che arriva chiaramente all'armadio di prossimità vicino al vostro indirizzo, alla vostra casa, al vostro ufficio. E poi l'ultimo tratto, quello che collega il cabinet con la vostra abitazione, è in rame. Quindi sostanzialmente è una sorta di ADSL un po' più evoluta. Le velocità sono molto più ampie, si passa dai 7-20 mega dalla vecchia ADSL a fino a 100 megabit di download, ovviamente, teorici. Perché teorici? Perché, beh, innanzitutto perché è un condiviso, quindi noi condividiamo quella tecnologia con il nostro quartiere e con altre connettività contemporanee, ma anche perché il rame è soggetto a dei dati, 250-300 metri di distanza dalla vostra abitazione, il cabinet, fino a sostanzialmente diventare equivalente alla vecchia DSL. Quindi il consiglio di controllare le distanze, ci sono, magari dopo vi dico come fare, per capire se conviene o meno passare a questa tecnologia. FTTH, Fiber to the Home, la fibra, quella che vi arriva in casa direttamente, il rame sparisce, così come sparisce quel senso di quel degrado che il doppino rame invece ti dà. Il 20% circa delle connessioni nazionali è su FTTH. C'è ancora tanto lavoro da fare, semplicemente perché non è ancora disponibile ovunque, e è ancora poco. L'impegno dei governi ultimi, ma anche l'impegno diciamo di Open Fiber, che avete senz'altro sentito, che è l'azienda con capitale nazionale di Stato, impegnata a rompere le strade delle nostre città e a cablare con tubazioni in fibra un po' tutte le città via via che vengono assegnate. FWA, le connessioni via etere, quindi su ponte radio. È opinione comune che i ponti radio siano qualità inferiore. Sappiate che così non è. Dipende dal ponte radio, dipende dalle caratteristiche di questo ponte radio, dipende dalle frequenze che il ponte radio dalle frequenze che i ponti radio utilizzano per fornire il servizio. Ci sono delle centrali che a loro volta erogano fibra, che sono servite a monte dai ponti radio. SAT, collegamenti satellitari. Avete sentito Elon Musk che ha lanciato una serie di satelliti nello spazio che hanno la capacità di fornire connessioni per il momento fino a 100 megabit con una bassa latenza, quindi vincendo quelle che sono le pecche che i satelliti hanno, cioè una risposta in termini di ping piuttosto lunga. E infine le connessioni attraverso l'LTE, cioè le SIM aziendali, quindi utilizzando il nostro cellulare o le saponette che conosciamo. Bene. Ok, Francesco, andiamo avanti. Eccoci qua. Beh, però le vere connessioni, quelle che funzionano sul serio, quelle dedicate, sono le vere connessioni professionali. Che vuol dire connessioni dedicate? Guarda, Francesco, vediamo subito quella successiva. Ecco, questo schema vi fa capire, ci vorrebbe, ecco, vediamo se riesco a prenderlo. Ecco, allora, se qui immaginiamo la centrale dell'operatore telefonico, vediamo che questa centrale eroga servizi in fibra, nell'esempio è stato disegnato così,
che passano prima per armadi di distribuzione centrali di zona e infine raggiungono l'edificio. Ok? Questo val sì che se usiamo sia il rame, la fibra stessa. Le connessioni dedicate bypassano tutto questo meccanismo, quindi direttamente dall'operatore telefonico arriviamo a casa del cliente, bypassando tutta questa condizione. Qual è il vantaggio? Il vantaggio è che noi abbiamo una connessione, quindi una linea, che è interamente dedicata al cliente, totalmente. Non ci sono passaggi intermedi, non ci sono, diciamo, mi è cascato il puntatore, ma insomma, poco importa. Allora, non ci sono passaggi intermedi, sì, importa, tanto. Dicevo, non ci sono passaggi intermedi, non ci sono elementi di disturbo, non c'è condivisione con nessun altro. Andiamo alla prossima, Francesco. Massimiliano, mi ho paura che stia crashando. E mentre che arriva, raccogliamo un po' di domande. Non ci sono domande tra il pubblico riguardante quello che abbiamo detto fino ad ora? Approfittiamone che lui non c'è per raccogliere un po' di persone che fanno domande qui, così c'è meno paura, visto che tanto e noi qui siamo abbiamo l'occasione di fare delle domande a qualcuno che ci capisce veramente per quanto concerne le connessioni internet, perché esatto, è presente quei contratti con tutte quelle clausole scritte piccoline dove praticamente sì, non ci fermiamo quasi mai a, non ci soffermiamo quasi mai a leggere queste cose, ma in realtà lì si annida e sta nascosto quello che andiamo a prendere in realtà. Allora, nel frattempo abbiamo raccolto alcune domande. Io sì, bene, volentieri. Allora, c'era Rubin che parlava della connessione radio. Vuoi fargliela, Rubin, direttamente? Allora, io ho provato sia le connessioni radio in montagna più che altro e sia le connessioni Linkem. E le ho trovate entrambe molto laggose in upload. Puoi confermare questa impressione che ho avuto oppure... Allora, innanzitutto separiamo le due cose. La connessione radio non è Linkem, ok? Linkem utilizza una soluzione LTE sostanzialmente, ok? Le connessioni radio sì, ecco, guarda, dipende dal concetto che dicevo prima, cioè è una questione legata alle tipologie di contratto che ti vengono esposte. Allora, se cosa fanno le aziende, i vari vendor? Chiaramente puntano a vendere un prodotto che possa essere quanto più possibile condivisibile con altri tuoi colleghi, ok, utenti. Qual è il motivo? Maggiore sarà il numero di connettività che io riesco ad appoggiare su un unico punto di raccolta, su un unico hub, ovviamente io come operatore avrò più margine. Ci sei su questo, giusto? Immagino di sì. Non sento la tua... Sì, ok. Quindi la questione è che se tu vuoi più performance dal tuo provider di riferimento, gli devi chiedere qual è la condizione minima che tu hai, diciamo, in caso di traffico sovraesposto all'interno di quella, di quell'hub, di quella centrale. Non so se mi spiego, cioè nel senso, se tu acquisti un prodotto che è dichiarato 30 megabit in down e normalmente 3 in up, è chiaro che tu non andrai mai a quella velocità, sia in download che in upload.
Quindi tu dovrai chiedere al tuo provider che ci sia una garanzia in termini di banda minima garantita e che ti assicuri di poter fare il tuo lavoro. Ok? Cosa vuol dire questo però? Vuol dire che chiaramente il costo della tua connessione si alzerà in maniera esponenziale, piuttosto importante. Io ti dico che tecnicamente i ponti radio non hanno non hanno alcuna difficoltà rispetto anche alla fibra. Io ho messo in piedi collegamenti superiori al giga sul ponte radio, con tempi di latenza inferiori ai 5 millesimi di secondo e con una simmetria assoluta, cioè la velocità in download è coincidente con la velocità in upload. Il problema è legato al fatto che ovviamente ha un costo e quindi, come dire, il gioco deve valere la candela. Non so se ho risposto alla domanda. Sì, sì, sì. Ma le zone di montagna però quasi sono quasi ovunque bisogna usare quelle connessioni lì, perché a momenti non arrivano neanche le linee dei telefoni. Avere una DSL. Sì, te lo confermo. Nel piano nazionale, il piano BUL, che è il piano nazionale nel portare connettività un po' in giro per l'Italia, la fetta dei ponti radio supera il 30%. Quindi il 30% delle connessioni da progetto è previsto che vengano effettuate con delle connessioni su ponti radio, che però non sono inferiori, capito, in termini di qualità, questo voglio dirti. I termini contrattuali però sono quelli, io non riuscivo a usare sì. Con Life, per esempio. Sì, lo so, capisco. Sì, è così, nel senso è un dato di fatto. Avevo la freccia per fare un passo avanti e me la faceva dopo 5-6 secondi, passo avanti, già se con Life è laggato di suo... Se poi ancora ci mettiamo la lag, capisco. Connessione. Lo capisco, sì, beh, evidentemente lì avevi anche dei problemi di latenza, quindi probabilmente avevi un ping che non so, che superava i 60, 70 millesimi di secondo, perché da quel momento in poi comincia a darti dei problemi seri. È così. E l'Inkem che ho provato tramite il vicino di casa aveva lo stesso identico problema, cioè praticamente inesistente la barra in upload. Sì, te lo confermo, è così. Però guarda, quelli son prodotti veramente molto molto economici e molto molto basici. Sono prodotti che non sono destinati a chi fa gaming, ma nemmeno a chi lavora. Sono prodotti purtroppo destinati a chi, ha bisogno di fare un minimo di navigazione, cioè navigazione internet, posta elettronica, non più di tanto. Non sono adatti per fare quello che tu cerchi. Sicuramente Second Life no, non ce la fai. Ti tocca aspettare la fibra, prima o poi arriverà. Oppure... Oppure... Adesso non c'è problema, ho mollato la casa in montagna, quindi... Ok. C'era anche Alfredo che alzava la mano. Vuoi fare una domanda, Alfredo? Sì, c'era anche un'altra domanda. Alfredo, microfono. Alfredo, microfono, rimani. Alfredo, ce l'ho dietro di te. Dietro di te il microfono. Ok. Comunque, da questa distanza ci sentiamo benissimo. Dici pure. Allora, rimanendo sempre nello stesso discorso, volevo chiedere se per un amico che ha un problema simile in campagna, se anche tramite delle antenne, perché so dell'esistenza di antenne che si possono installare sul terrazzo, tipo quelle della TV, che permettono di amplificare il segnale radio. Con quello si risolverebbe un po' il problema della ricezione? No,
Se lo dico in modo diretto, no. Proprio secco. No, quindi sì. sono invenzioni il problema, che hanno fatto... il problema è a monte. Cioè, allora, la questione è questa, per essere chiari. Ogni località ovviamente è un fatto a sé stante. Dipende dall'investimento che l'operatore ha fatto, ha realizzato, nel creare e concepire l'antenna trasmissiva. E dipende anche quell'antenna trasmissiva quanti utenti sono collegati. Okay? Se normalmente un provider di zona nazionale, quello che vuoi, ha tarato quell'antenna perché ci possano essere 200 utenti contemporanei, se però a un certo punto, per ragioni meramente economiche, lo fanno, ti posso assicurare, cominciano a collegarne 250, 300, 500, tu puoi avere anche un'antenna ricettiva più performante, ma il problema è a monte, capisci? Non c'è abbastanza banda internet da poter condividere quell'area geografica lì. Ok? Ho capito. Qual è la soluzione? La soluzione non c'è, cioè nel senso, la soluzione è individuare un provider più onesto. Più onesto vuol dire che lui dichiara la banda minima garantita all'interno del contratto e ti dice: guarda, io ti porto una 30 megabit, una 100 megabit, però ti dichiaro che al di sotto del 10%, al di sotto del 20%, al di sotto del 30% e così via, non ci vai. Ok? In quel caso tu hai la certezza da parte di questo provider che un minimo di servizio e di garanzie ti venga affidato. Come fa il provider a sostenere questa promessa? Lo fa perché lui crea dei punti di raccolta, quindi degli hub all'interno del quale sono agganciati una serie di clienti, con un numero che non sia eccessivo, che sia tarato, che sia progettato e che sia, diciamo, in qualche modo, che possa in qualche modo garantirti quel minimo di banda a te assegnato. E quello è il concetto di fondo. Okay? Okay. Quali sono i provider che ragionano in questo modo? Ti dico pochissimi. Per lo più sono i piccoli provider, non chiaramente i grandi, i big player. I big player, loro hanno un bilancio e degli azionisti a cui fare riferimento e quel che conta sono i numeri dei clienti, non la qualità Del cliente. Ok, però al momento, diciamo, non esiste nessun provider anche da pagare molto, diciamo, a livello satellitare. Proprio... Ce l'hai di fronte. Ce l'hai di fronte. Ah, ok. E allora poi vedo di farti contattare. Ok, esistono tante soluzioni. Esistono quelli satellitari, che è un altro concetto, ok, il satellite ragiona su altri criteri, li faremo notte sul serio a raccontare un po' le differenze, e poi esistono chiaramente i conti radio, come dicevi prima, no? Sono due possibilità di accesso a internet diverse, entrambi comunque di qualità e entrambi con, come dire, pro e contro, okay? Il satellite ha i tempi di latenza che lo penalizzano. Perché un satellite che è sulle nostre teste, un satellite famosissimo, diciamo il primo satellite che già negli anni 70 cominciava a fare sperimentazioni, scusami, negli anni 80 faceva sperimentazioni, è Telespazio. Telespazio che è un progetto tutto italiano, nato col CNR di Pisa, ed è stata la prima connessione che venne fatta a suo tempo, trovate un po' su internet questa esperienza. È un satellite che, a cui noi, per esempio, ma non solo noi, ci rivolgiamo per acquistare banda. Sono cari, sono molto cari, perché i satelliti costano. Però, come dire, con degli accorgimenti particolari riusciamo ad abbattere fortemente quelli che sono i tempi di latenza naturali che un satellite ha, perché comunque sopra le nostre teste a circa 40 chilometri di distanza. L'innovazione
che sta utilizzando SpaceX, quella di Elon Musk, e che ha costruito una rete di satelliti molto più bassi rispetto a quelli di telespazio, e che quindi chiaramente hanno dei tempi di latenza molto più bassi. Lui parla sulla carta, poi ovviamente da verificare, perché il prodotto entrerà in commercio in autunno del 2021, se tutto va bene. Lui parla di tempi di latenza che si aggiungono tra i 20 e i 40 millesimi, molto molto accettabili e molto molto promettenti, se pensate che i tempi medi di un satellite, diciamo così, tradizionale, intorno ai 700 millesimi di secondo, e questa è la latenza. Straordinario. C'era prima Matteo Sgherri che alzava la mano, non so se vuole ancora fare la sua domanda. In parte la domanda l'ha quasi risposta, perché spiegava il discorso di quanti utenti ci possono essere nella stessa hub, tra una cosa e l'altra. Perché la mia domanda era qual è il limite che ogni operatore pone per connessioni, perché in questo momento, per esempio, c'è anche il discorso della domotica in casa che occupa, diciamo, degli slot alla fine di connessioni, tra una cosa e l'altra. E ci si trova con un paradosso attualmente, che magari con una famiglia mediamente numerosa, aggiungendo anche la smart TV, la connessione delle lampadine e quant'altro, forse qualcuno viene sbattuto fuori dalla connessione come risultato. È una cosa Condivido quello che dici. Beh, allora, nessun player ti dirà mai qual è la sua dimensione dell'hub, ovviamente, perché questo significherebbe mettere portare alla luce del sole una informazione che normalmente e solitamente le aziende tengono in qualche modo nascosta. Questa è la verità, ok? Sono d'accordo con te, indubbiamente noi stiamo andando verso un mondo totalmente connesso. Io ho la sensazione, ma forse più di una sensazione, che si stia arrivando a due tipologie di internet, no? Quella di serie A e quella di serie B. Quella di serie B, economica, aperta a tutti, che ti serve per fare tante cose, ma non tutte, e poi quella più professionale, cioè dove necessariamente dovremmo pensare a delle bande minime garantite. La questione era oggetto anche della chiacchierata prima di questa interruzione forzata, è cercare di capire che non dobbiamo confondere il mezzo trasmissivo con quello che è l'accesso a internet. Mi spiego meglio. È chiaro che tutti oggi ambiscono all'FTTH, perché va un giga, anche teoricamente, ma è così. Però avete visto cosa è successo con il VDSL o l'FTTCAB, no? Fino a 4 anni fa, fantastico, vado a 100 megabit. Oggi, sì, vabbè, vado a 100 megabit, che vuoi che sia. Cioè, tutte queste connessioni, che sono quelle condivise, sono sempre soggette a degrado, inevitabilmente, perché maggiore la fame, no, da parte di tutti quanti noi, di connettività, e maggiore è anche, ovviamente, le persone che si collegheranno alla rete, sempre di più, sempre di più. Quindi è inevitabile che ci sia un degrado, cioè le velocità e le performance in generale che abbiamo all'inizio del nostro contratto, via via vediamo che degradano nel tempo. La soluzione è una, cioè quella di dotarsi di un circuito dedicato o parzialmente dedicato alle nostre attività. Purtroppo, lo dico da operatore, dedicare banda internet o dedicare un circuito costa molto, e quindi bisogna cominciare a entrare nell'ottica che quella fantasia anche un po' filosofica che internet è per tutti, aperta a tutti, gratis, eccetera, è una roba che non si può sostenere, non si sostiene, non si sosterrà. È un'utopia, esatto, Francesco, è un'utopia, cioè ogni tanto viene fuori, no, questa cosa, è un diritto dell'umanità, sono d'accordo, ma dietro questo diritto ci sono delle persone che lavorano, e fino a quando questi servizi vengono destinati ai privati, che è così, cioè
chi eroga, non destinati, scusate, chi eroga il servizio sono i privati sono aziende, le aziende fanno i conti con gli utili, e quindi funziona un po' in questo modo. Altrimenti bisogna pensare a quello che dicevo prima, cioè una internet, ma qui è filosofia, ovviamente, di Stato, aperta a tutti, free, libera o pressoché free, che però ha dei limiti, ovviamente. Spero di aver risposto. Ma sei estremamente esaustivo. Abbiamo dato ampio spazio alle domande del pubblico, che se non avevi completato... No, ma va bene, va bene. Mi sembrava giusto anche in un certo qual modo risarcire questo pubblico che è stato pazientissimo e ci ha seguito fin qui. Ho visto una mano alzata. Mi sembra che... Abbiamo due mani alzate. Ecco, giusto per usiamo quella delle emoticon, così capiamo bene chi è che vuole fare la domanda. Non usate solamente la manina del quest. Ok, Alex Ramses, che come sai hai un nome che mi piace molto. No, dicevo, volevo collegarmi al discorso di prima della banda minima garantita e delle altre cose da considerare tra le vari tipi di connessioni. E adesso io ovviamente a livello tecnico non saprei come descrivere sta roba, però c'è un amico che ho qui in Inghilterra che ha fatto una connessione FTTC, quindi alla cabina, e l'ha fatta con un provider tipo Vodafone che c'è anche in Italia. E c'era una cosa strana che succedeva: la banda minima garantita era rispettata, facevi uno speed test e faceva vedere che ne so, 80-100 mega, quello che era di limite, lo dava quella cosa lì. Però si notava che con connessioni tipo download di singoli file, eccetera, scaricava sempre tipo 10 volte di meno di quello. E poi è venuto fuori, guardando bene tra forum vari, che c'era anche un altro limite che alcuni provider davano, che è il limite sulle singole connessioni. Quindi lui, ogni singola connessione, in verità, non arrivava alla banda minima garantita, ma arrivava a 10 volte meno quella banda lì. Quindi ogni volta che usava un servizio... ogni volta che usava un servizio che... apriva una connessione singola, in verità lui stava usando un decimo della sua banda garantita. E infatti ha cambiato operatore ancora prima che scadesse il mese di prova. E con l'altro operatore, con la stessa connessione, aveva la banda a posto, cioè scaricava 100 mega anche con la singola connessione. È una cosa che vedete spesso anche in Italia, che tipo di limite è? Beh sì, allora sì, la risposta è sì. Ovviamente... è un po' il discorso che ti dicevo prima, no? Cioè i provider tendono a risparmiare le loro risorse per ragioni puramente economiche. Quindi, per esempio, mettono una serie di limitazioni su determinati utilizzi della banda internet. I giochi, per esempio, sono molto limitati, limitanti. Sì, fanno questo tipo di limitazione, ovviamente non lo fanno tutti. Non so darti una risposta precisa, perché poi bisogna analizzare l'andamento di quella connessione, capire il limite e i paletti che loro hanno fatto. Considera che comunque sono limitazioni totalmente di natura logica, quindi sono i router che fondamentalmente vengono configurati e preconfigurati affinché non consumino la banda in più di quella che il provider stesso diciamo decide di allocare su quell'area, su quella zona, su quell'area. Le metodologie sono veramente tante, sono infinite. Così, e questo è quello che questa tua testimonianza conferma quello che dicevo prima, cioè stiamo arrivando ad un punto in cui le aziende e i provider sono in grossa difficoltà, perché guarda, se tu vedi i bilanci di anno per anno, ogni anno perdono utili, ogni anno perdono competitività. Questo è un problema, perché da tutti vogliono ovviamente spendere il meno possibile, anche io, è ovvio che sia così.
Però purtroppo bisogna renderci conto che al di sotto di una soglia non è più possibile andare. Le telecomunicazioni hanno avuto in Italia, ma non solo in Italia, direi un po' dappertutto, anche in Europa, senza dubbio in Inghilterra, sono state uno di quei settori in cui c'è stata una fortissima concorrenza, okay? Anche sleale tra i vari operatori. Questo ha portato un grande beneficio nei confronti dei consumatori. Per ora siamo arrivati al limite. Io personalmente non mi occupo di privati, mi occupo unicamente di aziende per scelta, perché ritengo che il mercato dei privati sia un mercato che può essere gestito unicamente dai player, okay, che hanno budget giganteschi e che possono anche permettersi bilanci in rosso, perché poi la questione è quella. Se noi andiamo a vedere i bilanci di questi grandi big player anche a livello internazionale, troverete dei bilanci disastrosi. Così, sì, questo è il dato di fatto. Facevano delle cose stranissime, per esempio tutti gli edifici a Londra, grandissimi, anche vicino al Tamigi, edifici dove gli appartamenti costano veramente milioni di euro, non avevano, sì, neanche la connessione alla fibra, perché se hai un condominio con 100-200 appartamenti, la cabina non riuscirebbe a reggerli, quindi serve un investimento più sostanziale. Sì. E quegli appartamenti sono servizi dalla DSL, non hanno neanche la fibra, quindi sono dovuti andare privati a mettere quello che hai messo sullo schema, la fibra dedicata, e collegarli, sì, così, perché le fibre alla cabina, non, cioè i provider normali in Italia sarebbero la Telecom, non ce l'hanno. Non ce l'hanno, evidentemente non conosco esattamente i problemi, diciamo, a Londra, insomma in Inghilterra immagino che siano più o meno gli stessi che abbiamo anche qui in Italia alla fine. Io ho lavorato per quasi 12 anni all'interno della Colt. Colt è appunto l'azienda londinese per eccellenza business, quindi un po' conosco come ragionano. Grazie mille. Grazie a te. Andiamo avanti. C'era un'altra domanda? O andiamo avanti? Non ho visto altre mani alzate, comunque poi abbiamo ancora spazio. Sto, sì, punto. C'ero io. Ah sì, ho visto che avevi raccolto il microfono. Dici, Rubin. Sì, solo che ogni volta che raccolgo il microfono mi va in mute e quindi... ma ti sentiamo lo stesso, ti avvicini un pochino qui va bene, e va bene, sì, lo stesso. No, comunque, come faccio a tenere? No, vabbè, tanto puoi parlare. Ok, sì, dovrei essere a posto adesso. Sì. Allora... dicevo, a me è accaduto un fatto abbastanza strano con la DSL che ho. Quando hanno installato la nuova cabina della fibra, praticamente tutti nel condominio sono passati alla fibra e stranamente la cabina ADSL si è svuotata di carico. Io vado meglio adesso che non prima che mettessero la fibra agli altri. Guarda, fantastico, fantastico, perché è il motivo per cui io a casa mia ho una DSL. Cioè io sono a casa, in questo momento sono in ufficio, perché fino a quest'ora non ci potrei nemmeno stare, ed è il motivo per cui io non l'ho cambiata ancora, aspetto che ci sia la disponibilità dell'FTTH a casa mia. È esattamente quello che è oggetto della slide successiva, Francesco, così la mettiamo e raccontiamo questa cosa. Allora, il concetto è questo, no? Tendiamo a pensare, cioè se noi immaginiamo, facciamo un esempio, se noi immaginiamo che la rete sia un'autostrada, una strada, quello che tendiamo a pensare è che, beh, se io compro un'auto sportiva, quindi un'auto veloce, probabilmente io arrivo prima sul luogo di destinazione. Questo è vero in linea teorica, quindi l'FTTH, la fibra o un VDSL che funziona bene, in teoria, essendo più veloci, noi riusciamo a raggiungere prima il nostro ufficio, il nostro luogo di lavoro e così via. A patto che quella strada non sia trafficata. Esattamente quello che diceva il nostro amico prima. Io tutti sono passati alla fibra, io sono rimasto con la mia ADSL e vado in un modo
pazzesco. Perché? Perché anche se quella DSL è più lenta, in teoria, però ha una corsia quasi preferenziale. Un po' come prendere l'autobus al mattino e andare al lavoro, ma l'autobus percorre delle corsie preferenziali tutte sue e anche se non supera i 30 km orari, alla fine arriverà prima all'ufficio della Ferrari, della Maserati, che corre 300 km orari. Cioè, il concetto è questo, cioè ci spingono, e io vi invito a riflettere su questo, ci spingono i grandi player, soprattutto che hanno la possibilità di fare tanta pubblicità televisiva, non solo, a passare a una connessione che consente, in linea teorica, di andare più veloci. Okay? Ho visto adesso, proprio poche settimane fa, non faccio nomi, la pubblicità che su Milano si può arrivare a 2,5 giga di velocità in download, quindi non più il giga, è stato rotto la barriera del giga, ora a 2,5 giga, in linea teorica. Cioè, magari il primo che fa questo abbonamento avrà dei benefici, ma poi succede esattamente quello che è accaduto al nostro amico, perché di fatto queste connessioni non è che costano di più, costano uguale. La mia DSL credo paghi, non so, nemmeno 25 euro, forse 30, non ne ho idea, di casa, costa uguale, a volte di più, dell'FTTH. Quindi è chiaro che a tutti switchano, migrano verso una connettività più performante, almeno sulla carta. Per cui succede quello, succede questa cosa qua che diceva, che raccontava il nostro amico. Continuo con le slide. Ah, sì. Sì. L'ultimo elemento da chiacchierare, sempre in ambito ovviamente un po' business, ma non solo, perché poi tanti di voi magari sono professionisti che lavorano da casa, io ne conosco qualcuno, quindi chiaramente hanno la necessità di essere, di avere internet che funzioni e dotarsi troppo, di un... Non si sente, avvicinati. Ah, scusami, eccomi. Perfetto, grazie. Bene, sì. L'ultima slide, insomma l'ultimo argomento di cui vi parlo è legato al fatto di avere sempre comunque un paracadute, un piano B. Se abbiamo bisogno di essere connessi, quello di questa serata è quello, connessi, per chi non può rimanere senza internet, beh, bisogna pensare a un backup, okay? Quindi a un piano B. E questo può avvenire perché è un servizio che vi fornisce il vostro provider. Un backup può essere su un LTE, un backup può essere su un ponte radio, può essere, dipende da quanto volete spendere ovviamente, può essere comunque su una connettività diversa. Questo è molto importante, perché c'è il guasto, è a livello centrale, è chiaro che se io porto un circuito paritetico, sia via etere o via terrestre, ma sulla stessa centrale, sullo stesso snodo, è chiaro che se c'è un guasto lì, il guasto ovunque, e quindi addio anche il backup. Per cui meglio utilizzare connettività separate. Dalle abitazioni non abbiamo bisogno di particolari necessità legate agli indirizzi IP o a servizi legati agli indirizzi IP. Sappiate però, comunque in linea generale, questo magari vi può far piacere sapere, che nelle aziende... quando si parla di backup a caldo, cioè un sistema, un metodo che quando va via per un qualsiasi motivo la connessione principale, automaticamente, nel giro di pochissimi secondi, riparte la connessione secondaria utilizzando lo stesso indirizzo IP. Questo per evitare che molti servizi che vengono allocati per l'appunto sugli indirizzi che vengono forniti dal provider poi smettano comunque di funzionare. Ok, io avrei finito questa travagliata e complicata presentazione di stasera. Guarda. Francesco aveva preparato un video finale, un gioco che io guarda, Massimiliano, questo video te lo faremo, lo spammeremo sui canali social all'infinito.
perché come okay. sai tutte le, tutti gli imprevisti che ci sono stati. Infatti. Ho fatto sì imprevisti che tutto quello che avevamo preparato e lo avevamo fatto nel migliore dei modi, io so benissimo che non ha quasi alcun senso star qui a spiegarvi, a dire ma ci siamo preparati nel migliore dei modi per dare la giusta cornice a Massimiliano, che è un comunicatore bravissimo. Tra l'altro qui posso testimoniare una cosa, da quando è partita questo format, questa è la seconda edizione, è stato più interattivo, nel senso che il pubblico ha fatto più domande, un pubblico attentissimo, un pubblico anche perché gli argomenti che hai portato, Massimiliano, sono argomenti che toccano a tutti, siamo in un mondo online e conseguentemente se non abbiamo una connessione tutto questo non potrebbe esistere. Io sono veramente dispiaciuto della falsa partenza che c'è stata, effettivamente sembrava che non ne venissimo fuori, ma credo che poi comunque il pubblico e la risposta del pubblico ci ha ricompensato. Ci sono mille e non più mille, tra l'altro vi consiglio, vi suggerisco di cercare proprio Massimiliano De Gabriele su YouTube, ci sono un sacco di video dove Massimiliano racconta queste cose e è un bravissimo divulgatore, e ve ne siete accorti anche questa sera. A parte i video su YouTube, sapete che essere qui vuol dire essere qui. Massimiliano adesso è con il computer, prima è arrivato con un Oculus Quest 2, io l'ho visto per la prima volta, l'ho conosciuto attraverso questo video che vi dicevo, dove lui parlava di Altspace e delle opportunità che dà una piattaforma come questa per fare delle riunioni online. Quindi vedere un imprenditore che ha capito questi concetti, e magari al momento è una mosca bianca, ma è sicuramente una persona che, fatemi passare, è dei nostri. Io già da adesso ti prenoto, Massimiliano, per in un certo qual modo risarcirti più avanti, farne un altro incontro se hai voglia. E lo dico perché, guarda, stasera ho visto, c'è stato un momento che dovete sapere che con il visore, con la gestualità e tutto, si capiscono certe sensazioni. È un po' proprio come essere in presenza. C'è stato un momento di sconforto, è vero o non è vero, Massimiliano? Però alla fine sì, è una questione di abitudine. Io non sono abituato all'uso del visore, mi sono avvicinato chiaramente a questa tecnologia con grande curiosità e anche con grande interesse, perché ritengo che, questo ho avuto modo di verificarlo anche col confronto, no, di alcune aziende. Abbiamo parlato di queste tecnologie, abbiamo ipotizzato degli scenari, abbiamo immaginato, diciamo, anche un uso che non sia unicamente ludico e non unicamente, diciamo, destinato alla divulgazione, no? Ma abbiamo immaginato qualcosa di più. Personalmente ritengo che nei prossimi anni, veramente pochi, ci sia una forte migrazione verso queste piattaforme. Io credo che voi, più di me, che utilizzate, insomma, questi strumenti, me lo confermiate, cioè nel senso c'è un interesse, c'è la volontà ancora ancora non è chiaro, la visione non è completa, però c'è un interesse da parte di tante aziende nel cercare di capire come utilizzare al meglio questa tecnologia. La pandemia al quale siamo tutti sottoposti ha inevitabilmente avvicinato il mondo delle imprese, oltre che le persone ovviamente, a internet ancora di più. Non soltanto le giovani generazioni, ma anche quelle un po' più
qualche capello bianco in più come me, hanno ancora più compreso che indietro non si torna. Tutti non vediamo l'ora di tornare alla normalità, quindi a incontrare le persone, le aziende, gli amici, andare ai ristoranti, ai cinema, al mare e così via. Però c'è un metodo. Io quando 2 anni fa chiedevo alle aziende di fare un incontro così a distanza, fosse anche semplicemente una skypata o zoom o quello che volete, storcevano il naso. Adesso invece è consuetudine, cioè incontrarsi da vicino, ma non è il caso, forse è meglio incontrarsi in questo modo. Quindi perché non utilizzare strumenti di questo tipo che sono decisamente più immersivi? Mi sono d'accordo con te. Guarda, ti dico, io faccio questa, concludo in questa maniera. Il primo Magic Tooth Show l'abbiamo fatto con un ragazzo, un italo-americano che lavora all'Empire State Building, non mi ricordo esattamente quale piano, comunque è un ingegnere informatico che si occupa di cloud computing. E lui diceva che per loro è normale non tanto lavorare assieme, per lavorare, per fare, per pianificare, eccetera, utilizzano gli strumenti come Zoom, gli strumenti classici, diciamo, classici se è il modo di chiamarsi, ma utilizzano i mondi virtuali come Altspace per fare team, per incontrarsi, perché gli manca questa cosa di incontrarsi, di trovarsi, di scambiare idee, fare quella che è la pausa al caffè, fare che quel... E questo è un qualche cosa di veramente importante. Allora ragazzi, io direi a questo punto, se non ci sono altre domande, lo stage è aperto, facciamo la tradizionale foto di speravo che funzionasse questa volta, ma non c'è verso stasera. Ok, facciamo la foto di gruppo, raggiungeteci. Sempre un volontario che si deve sacrificare per fare la foto. Massimiliano, sei stato meraviglioso, hai portato una pazienza unica. Allora, vedo che non si sacrifica nessuno, la prima foto ve la faccio io. Provo ad andare avanti con le slide in modo da mettere l'immagine. Ah, questo è... Ah, questo è il prossimo Magic Tooth Show con Stefano Lazzeri, che è qua con noi. Ci parlerà di Ultrasoma, corpi e organizzazioni del terzo millennio, che è un libro che è stato scritto a 4 mani, anzi forse anche di più di 4 mani. E vi dico solamente che in qualche paginetta si parla anche di piramidi caffè. Questo punto magari, Stex, valutiamo se non è il caso di posticipare ancora di una settimana, se Altspace è così instabile e sta facendo tutte questi aggiornamenti. Facciamo la foto di gruppo con questa immagine qua, che è l'immagine che ha creato Massimiliano, che va benissimo. Ok. Fate un bel applauso, facciamolo vedere al mondo intero che c'è gente che non guarda Sanremo. In effetti eravamo parecchi qua stasera nonostante tutto. Ok, Teo, mi fai una foto anche a me? Giusto per... Passate ancora un CD. Ok, hai fatto la foto? L'hai fatta la fottina, Alfredo? Siete bellissimi, coloratissimi, molto bene, molto bene. Grazie a tutti. Bruno,
Grazie a Massimiliano, grazie a tutti quelli che siete qui.